riflessione che Robot ha voluto sottolineare, o su cui si è voluto concentrare quest'anno, è legata al rapporto fra l'utilizzo dei device e le capacità cognitive umane. Il lavoro di Carlo Zorba ci è sembrato assolutamente perfetto e centrato all'interno di questo tema, in quanto parte appunto da un confronto diretto con quello che è il passato della tecnologia, un'esperienza in prima persona di quello che è la memoria tecnologica. Yes, when Robot invited me to do this workshop, I start to think about, okay, how to deal with this. Then I start to think about memories. I say, okay, I will do something around memories. And of course, I need to put some limits, so I choose the idea of tape. I had the tape in my mind because I think that it's quite nice, it's fragile at the same time. It's easier to understand how it works. So for me, it's quite nice container. But at the same time, you need to deal, okay, what to do with a good container. I share some ideas around the reverse engineering. That is how somehow I used to work with machines. I used to open devices, remove the cases, try to understand how the machines work, the mechanics, everything. And I learned a lot from this. I put more ingredients in this recipe. Some fragments from Alice in Wonderland or Gargantua and Pantagruel. Everything related with sound, with recording, with memory. Una delle cose che mi ha più colpito è stata il momento in cui lui ci ha fatto pensare alla macchina come protesi dell'uomo, perché ho pensato comunque che la macchina è stata inventata dall'uomo, qualsiasi tipo di macchina, e in qualche modo ha la sua somiglianza. Tramite la lettura del Piccolo Principe abbiamo affrontato il concetto di addomesticare, riferito a domesticare una macchina. E questa idea di cercare di mantenere la distanza e soprattutto considerare queste all'inizio come se fossero degli alieni da conoscere lentamente mi ha molto affascinato. I was trying to explain them the idea of relationship, how to be in touch with the other. In this case, it was the tape recorder and also the tape itself. So you need to find a way how to deal with each cable, each thing. Otherwise, you will destroy it and you don't have anything at the end. This is what I found this concept of assisted installation. Is this kind of work that I need to be with the machine, try to take care of the machine in order to do something, in order to make the art possible. We also work in the space because you need to try to domesticate the space. You need to try to find yourself in the space. The idea was just to give them some material, even if it was theory or practical stuff, to do something at the end. La prima idea è stata proprio quella di creare una traiettoria nello spazio tramite il nastro magnetico, una traiettoria in questo caso visibile, ma che appunto in realtà è anche qualcosa di immateriale, perché poi il nastro registra un suono che appunto attraversa lo spazio. I was trying to play like the devil's lawyer, something like that, you know, they try to find the weak point and try to, okay, but are you sure?
Why? Again, and have you tried this? Not. Siamo stati un gruppo unito da sin da subito, che nonostante provenissimo da ambiti molto diversi, chi dal suono, chi dall'installazione. La cosa curiosa forse è che alla fine abbiamo presentato un lavoro che ha richiesto una performance. E credo che nessuno di noi abbia mai performato proprio a livello artistico, quindi è stata una doppia sfida forse, no? un valore aggiunto che siamo riusciti a fare. Insomma. Il risultato che abbiamo ottenuto in questi 10 giorni di lavoro si è espresso in maniera, secondo me, veramente impressionante dal punto di vista della potenza nei momenti di scambio e di non tanto insegnamento quanto proprio di collaborazione fra i ragazzi e Icaro stesso. Ha un cuore profondo di ricerca sia legato alle arti digitali che legato alla promozione dei giovani e della ricerca che nasce in maniera, diciamo, spontanea, underground, sia a livello musicale che a livello artistico. Quindi riuscire ad avere un giovane artista che comunicasse a studenti della città o comunque al substrato culturale, chiamiamolo spontaneo, della città, sembrava essere per Robot un ottimo investimento, soprattutto in funzione di produzione di nuove opere. So it was more a choreography, I think, with them and the machines and the sound and the recording and the space. Gabe, sicuramente una cosa che secondo me è stata molto formativa è stata proprio l'esperienza artigianale in un certo senso, quindi prima di tutto abbiamo conosciuto molto a fondo, insomma, il nostro medium tecnologico e questo secondo me ci ha reso, diciamo, consapevoli, ci ha dato un certo grado di consapevolezza che ci ha poi permesso di realizzare tecnicamente l'opera. Da questo workshop ho imparato che nelle cose bisogna andare proprio in profondità. I risultati migliori si ottengono quando si va veramente dentro, cioè ci si immerge totalmente e non ci si accontenta della prima soluzione. Beh, ho imparato, diciamo, tecnicamente un po' di cose in più sul suono e ho intenzione di approfondirle ancora perché lo trovo uno strumento molto potente, in grado di suscitare molte emozioni e creare significato. Ho anche imparato come una macchina che essenzialmente potrebbe essere fredda può esprimere concetti emotivamente caldi. I need to say that I'm very happy with this and because they managed to do something very the result fits very well with the space, with the and the workshop. True!